Senta, Laura Castelli, una lista chiusa? Cioè, io so qual è la posizione di Luigi Di Maio. Finite le elezioni, contati i voti, capiti quanti seggi abbiamo, vediamo se Sergio Mattarella ci dà l'incarico, poi vedremo le possibilità che ci sono. Noi ci presentiamo al Parlamento col nostro programma e con la nostra squadra di governo. Ecco, è una squadra di governo che può essere aggiornata, calibrata, cambiata rispetto a un confronto parlamentare? Il Movimento 5 Stelle non fa scambi di poltrone, quindi non l'ha mai fatto e non lo farà. Quello che ci siamo dati come obiettivo e che stiamo raggiungendo è quello di formare una squadra delle migliori persone che si possono mettere, così come le abbiamo messe nelle liste, allo stesso modo per costruire una squadra e soprattutto una squadra che porti avanti un programma che mi permetto di dire dopo tutto. Questa campagna elettorale sono ancora più convinta a essere assolutamente post-ideologica, a delle soluzioni concrete, a delle cose che oggi rappresentano problemi e pensieri ai cittadini e che si possono solo affrontare se si supera l'ideologia e si fanno delle scelte che tendenzialmente potrebbero, guardi, andare d'accordo con tutti, praticamente con tutti, e rappresentandolo con dei tecnici, delle persone di alto rilievo per ogni ruolo, questo si può portare avanti ed ottenere. Senta, poi sull'aspetto post-ideologico del programma voglio tornare perché se stiamo Certo. parlando di una campagna elettorale vuol dire che almeno alcune sfumature ancora ci sono tra centrodestra, centrosinistra e Movimento 5 Stelle. Però un'altra cosa che le voglio chiedere, fingendo che siamo solo noi quattro, quanto è stato difficile comporla? Cioè, quanti no avete sentito? Guardi, non è facile anche culturalmente, penso. È la prima volta nella storia che si fa un'anticipazione di tutta la squadra, quindi anche le migliori menti non sono abituate a questo atteggiamento e a questa richiesta, per cui le paure, come puoi immaginare, sono molte. Ma guardi, non sono l'associazione al Movimento 5 Stelle, sono la paura legittima di non essere abbastanza e quindi puoi immaginare quanto sia insomma, la nostra pacca sulla spalla, dicendo che dopo 5 anni in Parlamento abbiamo visto di tutto, per cui già il fatto che uno si ponga questo dubbio vuol dire che c'è un grande senso di umiltà e sa di Quindi essere valido. Damiano Tommasi allo sport? Non lo so. Diciamo che è uno dei nomi che tornava, noi ci dovevamo provare. Luca, ma è un elemento di chiarezza o un elemento che aggiunge una complicazione in più, visto che, come dire, sulle poltrone non si fanno scambi, sul programma non si fanno scambi? Dal punto di vista della scena politica può essere un elemento di chiarezza e dal punto di vista del movimento un elemento di coerenza. Avevano detto per mesi che la linea era questa, adesso vedremo appunto se i 5 Stelle, come promesso più volte, riusciranno a presentare questa squadra di governo nella sua interezza, poco prima del voto, proprio Sì, io prima immagino delle senza urne. tutti i sottosegretari. Sì, beh, quello Certo. speriamo di no, perché altrimenti Per noi sembra. sarebbe una cerimonia, diciamo, tipo Fidel Castro a Cuba negli anni 60, insomma, non Certo. finiremo mai, ecco. Adesso non vogliamo evocare i 101 sottosegretari, ecco, di prodare la memoria. Sarà molto interessante vedere anche, naturalmente, i nomi di alcuni dicasteri, per esempio il Ministero dell'Economia, che chiaramente il Ministro dell'Economia ormai è un Ministro degli Esteri aggiunto, deve andare a trattare con Bruxelles, quindi dal Movimento 5 Stelle, con tutta la sua travagliata posizione sull'euro, sarà molto interessante quello. Sarà molto importante vedere anche chi è, per esempio, agli esteri. E poi mi incuriosisce molto anche la scelta di chi sarà il ministro degli interni, perché un movimento come i 5 Stelle che entra nella stanza, il Viminale è un po' la stanza dei bottoni per quanto riguarda l'Italia, vedere chi sarà il prescelto per la stanza dei bottoni, se sarà un politico o un tecnico. Ecco, quella che sta emergendo, la sensazione, poi non so, Laura Castelli ne sa sicuramente più di me, la sensazione che sta emergendo è che sarà un governo prettamente di tecnici, quindi le figure politiche saranno una porzione inferiore rispetto ai tecnici di Intendiamoci, questo per governo. politici, perché è termine che, come dire, piace Diciamo poco al Movimento 5 Stelle, parlamentari uscenti i intendo. portavoce, come li Non chiamano certo, loro, i portavoce. parlamentari uscenti, Ma insomma. c'è molto di Una questo? scelta molto ideologica questa però, eh. No, sarà un misto, ma non lo so. Io penso che noi ci siamo presi la responsabilità di fare delle cose nuove, talmente nuove per cui permettiamo anche, ovviamente, di essere spezzettati, macellati, masticati, perché è una cosa Un nuova. No, ritratto che ne esce per però è vero, massimo. se ci pensa, la responsabilità di fare qualcosa di nuovo in un panorama così strutturato come quello della politica, soprattutto in Italia, è anche quello di una forza che si prende la responsabilità di essere messo in discussione minuto dopo minuto in questa maniera che
Secondo me accresce tutti, perché quello che è successo in questi mesi è quello che io mi aspettavo, cioè che culturalmente c'è un paese che discute di alcune cose di cui non aveva mai discusso. Esatto, io non mi ricordo una politica così movimentata prima di noi. Drammaticamente anche rispetto agli ultimi episodi, sui quali torniamo, perché Luca ha citato il Ministero dell'Interno e quello certo. È un tema di questi ultimi giorni e sarà un tema della nuova legislatura, ovviamente, cioè le tensioni che attraversano il paese. Sa qual è la preoccupazione che magari possono avere i cittadini? Che il ragionamento che lei ha fatto era stato fatto per Roma. Prendiamo il meglio, prendiamo il miglior assessore per i rifiuti, prendiamo il miglior assessore per il bilancio, eccetera. E poi però abbiamo assistito a arrivi, uscite, entrate, uscite. Noi a Roma non abbiamo presentato prima la squadra, qui sì, per cui i cittadini potranno scegliere con maggiore consapevolezza se votarci o no. A Torino qualche assessore, per esempio, l'avevamo presentato. Esatto. E ovviamente hanno potuto decidere in maniera più consapevole. A Torino credo... senza sottoscrivere nessun contratto, diciamo, di intransigenza alla linea? Per no, c'era un accordo, insomma, cioè una sottoscrizione di etica intenti, esatto, e non, moralità. Non con la multa, diciamo, però. No. Questo per i ministri ci sarà qualcosa del genere? Non lo so. Lo scopriremo, tanto voglio che mancano pochi giorni al garantismo. Esattamente, cioè c'è un continuo attaccarsi a vicenda, anche i 5 Stelle su questo, diciamo, sulla posizione del garantismo spesso oscillano, quando si tratta di loro sono molto garantisti, quando si tratta poi adesso sul caso De Luca, un po' meno, diciamo, sono tornati di nuovo sul carro delle dimissioni. Beh, no. C'è una differenza siderale, stiamo parlando sì, di un governatore di una Roberto regione. De Luca, però. Sì, no, ma stiamo parlando di una faccenda che forse, insomma, il mestiere è il vostro, e ve lo dovrei chiedere io, avete mai visto che così tanto scempio all'interno sì, del... Sì, in realtà no, sì, certo. Drammaticamente sì. Esatto, e come si sono chiamati quegli sì, scandali, ecco... Capisco che abbiamo sempre aggiunto il suffisso poli a tutte queste vicende, almeno negli ultimi 20 anni che io ricordo... Cioè, qua non è la semplice certo. Infiltrazione della criminalità organizzata, qua è il sistema... il combinato disposto di una politica che con la criminalità ci va più che a braccetto, ci parla quotidianamente e continua nonostante tutto a farci affari, dividendosi le mazzette e siamo veramente oltre, mentre lo sa scandalo che con queste è... queste parole poi arriva la querela di De Luca, lei ma io rinuncia, le prendo tutte, rinuncia guardi, anche all'immunità. Per ma io rinuncio a tutto, guardi, io sono una di quelle che viene denunciata per diffamazione a Torino quando denuncia fatti che hanno portato 8 arresti per un appalto che non era in regola, quindi come puoi sta immaginare io non ho problemi. Ma io secondo, volevo sentire la Castelli, perché ecco, in questi 5 anni voi avete fatto anche quel lavoro importante. Prendiamo la rabbia che c'è nel Paese, la portiamo in Parlamento e la trasformiamo in proposte di legge, posizione politica. Adesso c'è un pezzo di Paese, come dire, che comunque è arrabbiato. C'è un pezzo di Paese che è arrabbiato e ce lo dimostra l'astensionismo. Dopodiché il Movimento 5 Stelle continua a essere la prima forza politica del Paese. L'unica forza che si dà delle regole e le fa rispettare al proprio interno e culturalmente questo cambia le cose, perché io non credo che ci possa pensare né a un governo né a un Parlamento fatto da una maggioranza che non sa rispettare le proprie regole. Io ho visto in questi anni statuti incredibili di partiti che si mettevano delle regole e poi facevano super deroghe per i propri amici. Il Movimento 5 Stelle non lo fa, è molto severo certamente, ma si mette delle regole proprio per questo. Questa legislatura sarà una legislatura dove per forza obbligata e anche grazie al Movimento 5 Stelle tornerà la centralità del Parlamento. Noi abbiamo fatto una campagna elettorale sul referendum, sul no al referendum di Renzi, che grazie a Renzi ha permesso a tutti gli italiani di ricordare che cosa c'è scritto in questa Costituzione, che non è di certo il governo fa un decreto ogni 2 minuti e decide tutto lui. Quindi io credo che andare verso una normalità, che poi è quello che la gente vuole, sia anche grazie Movimento 5 Stelle è possibile. A proposito del Parlamento che verrà, allora, scheda elettorale, abbiamo preso quella per la Camera dei Deputati, rosa, così la troverete alle urne, ovviamente rosa. Al posto dei numeri e del nome e cognome, i candidati nei collegi nella lista, come si vota? Intanto si parte con la possibilità di votare il candidato nel collegio o la lista, una delle liste coalizzate, se ovviamente si parla di una coalizione. Questo è un voto buono per intenderci. Altro modo è votare solo il candidato del collegio, eccolo qua, e in questo caso il voto si ripartisce in modo proporzionale tra le liste che sostengono quel candidato sulla base dei voti presi nel collegio, giusto Luca? Luca Sofino, perfetto. Oppure si può votare solo la lista, in questo caso il voto va anche al candidato del collegio, come non si può votare col voto disgiunto, cioè un candidato
del collegio e un'altra lista, e non si può indicare una preferenza con i nomi perché, ai noi, nonostante tutto, nonostante tre leggi che vanno in quella direzione, di preferenze non se ne parla. Allora, Laura Castelli, io se è possibile chiedo alla regia di tornare alla grafica precedente, quella del no al voto disgiunto, con un candidato nel collegio e una lista, perché io credo che questo sia il problema su quei tre casi, che diceva Luca, dei tre massoni nei, candidati, nei collegi uninominali, del movimento. No, lo sa perché le chiedo perché? Questo. Perché lei, no, non è solo questo, no. Lei ha, immagino dica, noi i massoni in Parlamento non li vogliamo, giusto? Noi abbiamo un regolamento e quando scopri che una persona ha mentito, gli però, dici tu non starai mai visto che non si può dentro. Fare questa roba qua, inevitabilmente in quei tre collegi. Guardi, votare il Movimento 5 Stelle vuol dire votare quella scusi, persona. Scusi, mi sembra che stiamo guardando veramente la pagliuzza. Il problema di questo modo di voto non è la non persona è che vogliamo escludere vulvata, e che non sta nelle regole. Il problema di questa legge elettorale che ha voluto praticamente tutto il Parlamento che oggi si lamenta che non ci sarà una governabilità due ore dopo il voto. Eccezioni 5 Stelle. Stelle, sinistra esatto. E un altro, Italia, cioè però. Tu componi un'elezione in questo modo, dove gli metti un nome, dove quasi fai un confronto tra sindaci, perché nei comuni, cioè io lo vedo, certo. Nel mio comune 50.000 abitanti, ti sembra di dover votare un sindaco, e poi non puoi fare la stessa cosa che ti viene naturale durante l'elezione di un sindaco, cioè, ossia dare la fiducia a una persona che conosci direttamente, no? Però non lo puoi fare, perché qua non è permesso. Esatto. Allora tanto valeva mettere le preferenze che il Movimento 5 Stelle chiede da sempre, almeno così scelgo, lo scrivo e sono tranquillo se voglio dare la mia fiducia a una persona che però, conosco da anni. Ricorda come che qui in quei tre collegi votare 5 Stelle significa provare a portare in Parlamento quei tre personaggi? Io credo che non sia questo il problema. Votare il Movimento 5 Stelle significa portare avanti una forza che si dà delle regole. Quando c'è qualcuno che non le rispetta, lo allontana definitivamente. Io credo che questa sia l'unica direzione che va spiegata. Lo allontana, sì, è vero, però dopo. Però cioè, dopo. Ma non per... Ma non si può fare prima, perché, scusi. Esatto, giusto Luca, è quello. Se no l'avremmo fatto come l'abbiamo fatto altre volte. Non si può fare, anche se diciamo è stato, come dire, nei comunicati del Movimento, rinuncia a candidature, rinuncia a elezioni, sono formule che non esistono. La verità è che questi, se in caso di elezione, questi tre persone che abbiamo citato entreranno sicuramente in Parlamento e ci rimarranno, credo, molto a lungo, come ci rimarranno molto a lungo anche i parlamentari. Dobbiamo fare la legge elettorale, no? Diremo il 6 mattina, diremo tutti quanti servono la nuova legge elettorale, sono 5 anni. Io non voglio adesso, basta citare il caso di un altro ex 5 Stelle, Vacciano, che per 5 volte ha trovato le proprie dimissioni respinte, tant'è vero che gli ultimi 6 mesi non ci ha neanche più provato perché preso da somma disperazione ha... Come dire, questo non ci ha neanche riprovato. Ci sono altri generi di problemi, perché c'è il questo... problema del vincolo di mandato, cioè ci sono molti di questi problemi che noi abbiamo... Il rappresentativo certo, è fatto così. Ma questo Parlamento ha discusso per un sacco di mesi di Costituzione e di legge elettorale. Questi problemi, secondo noi, andavano risolti. Non ci hanno ascoltato, la maggioranza non ci ha ascoltato, e oggi è quello che c'è, è il sistema un candidato vecchio. Che prende dei voti e viene eletto, compirebbe un atto quasi immorale a dimettersi, perché tradirebbe, è stato votato, non è che non è stato votato. Per noi no. Tra l'altro questo si sa che queste persone di cui stiamo discutendo, si sa già che sono dei massoni, per cui se ricevono il voto dal punto di vista tecnico, loro sono tenuti a rappresentare tutto il paese perché sono stati eletti. I partiti non sono un organismo istituzionale, i partiti sono un organismo diciamo privato di organizzazione del consenso. No, però poi andiamo anche oltre, ritengo. Perché parliamo di tre casi, non è che no, ma parliamo... Noi ci prendiamo anche la responsabilità di questo, cioè non è che non sappiamo che in quella città ci può essere qualcuno che decide di votare qualcos'altro e qualcun altro, ma è proprio questo il senso di responsabilità, aver potuto mettersi delle regole, voluto mettersi delle regole, uscire allo scoperto in massima trasparenza, cosa che nessuno fa. Vogliamo ricordare, io non voglio ricordare qua i nomi degli impresentabili delle altre liste, ma mi sembra che... No, siccome, per andare oltre a qui, parliamo di tre nomi, però l'altra cosa che le volevo chiedere, non potendo lei parlare per quei tre in questione, gli altri li conosce, no? Quelli che non hanno presentato certo. Rimborsi in regola, da Buccarella a Martelli, ecco, ci li vede onestamente, ci mette la mano sul fuoco che non voteranno un governo di centrodestra guidato da Antonio Tajani, è un nome che gira, dico. Io non metto la mano sul fuoco su nessuno che... come dire, è andato contro quello che il Movimento 5 Stelle voleva. Quindi e che mi ha deluso personalmente. Rischio. No, io non credo che ci sia questo rischio, credo che lo vedremo insieme, non posso parlare per chi ha deluso personalmente la mia persona e il Movimento 5 Stelle in toto. Penso che quando si troveranno lì
faranno la loro scelta, ma ripeto, stiamo parlando di persone che comunque sono persone normali, che non hanno rubato nulla e che, a differenza degli impresentabili degli altri partiti dove ci sono condanne più che una mala gestione della propria etica, direi che siamo veramente su due dimensioni diverse. No, ma infatti non ho accostato. No, però continuiamo a parlare di questa cosa come se fosse il male del mondo. Noi abbiamo, ribadisco, la responsabilità di aver messo delle regole e averle fatte rispettare. Diverso è tutta quella marmaglia di gente, e io in cinque anni in Parlamento ne ho vista tantissima di gente che non si doveva neanche avvicinare alle istituzioni. Stiamo parlando di Forza Italia, che continua ad avere come capo politico una persona che lì dentro manco ci può mettere piede. Sì, cioè, stiamo parlando di questo. Questo che lei dice, questo che lei dice è legittimo, però è un giudizio soggettivo. No, invece, che sia un condannato non è un però, giudizio soggettivo. No, ho capito, però è un giudizio che suo che sia interdetto politico. Dai pubblici uffici, però non è un giudizio soggettivo. Il punto, secondo me, per cui noi stiamo discutendo, non solo noi, ma tutto il Paese sta discutendo, è il fatto che questo criterio per cui i parlamentari devono essere quasi delle marionette in mano a un movimento che ha delle regole ferre, molto, molto rigide, eccetera, ha fatto buchi da tutte le parti. Effettivamente il parlamentare in quanto tale deve essere motivato liberamente ad aderire a un gruppo parlamentare perché ritiene che ci sia una leadership, una tavola valoriale, ma non può tradursi semplicemente in dei funzionari che vanno e devono come dei soldatini, perché questo è, come dire, contraddice esattamente non la Costituzione italiana, ma l'essenza stessa della democrazia rappresentativa. Infatti noi siamo sulla democrazia. Capito, ma la Costituzione diretta nostra prevede questo. Ha usato un termine che a me piace, no? Non è tutto il male del mondo, dice la Castelli. Io sono d'accordo, perché, professore, tutto il male del mondo è vedere un ragazzo che attacca i manifesti e coltellato, un altro ragazzo che esce e viene assalito da altri quattro teppisti. Certo. Secondo me, in modo ancora più grave, autodefinitisi antifascisti, sapendo che l'antifascismo ha come prima cosa... E posso dire anche una cosa? Il cittadino vuole sapere come arriva a fine mese tranquillo, questo vuole il cittadino. Io ci vado tutti i giorni da 5 anni, anzi da molto di più, nei mercati a parlare con la gente. Nessuno mi fa un discorso partendo dal presupposto che il Movimento 5 Stelle usa le persone che volontariamente ne prendono parte come dei burattini, glielo assicuro. Ci ringraziano per il fatto che noi siamo persone normali, che conoscono i problemi della vita reale, che si tagliano lo stipendio perché, guardi, le assicuro che a 30 anni sarebbe molto semplice portarsi a casa tutti quei soldi, sarebbe molto semplice, e siamo persone normali che ci mettono la propria vita, ma 24 ore al giorno, direi in assoluta onestà. Prendo la sua sottolineatura, perché, Luca, però è prendere il problema da un altro lato. Ti dico, c'è un problema di estremismo di destra e di sinistra, se la risposta è i cittadini hanno altri problemi. No, io non mi riferivo agli atti di violenza, favore. Okay, perfetto. Non mi riferivo, Di quello parlavamo, così almeno. Io mi riferivo a ciò che è stato detto un secondo prima. Lei l'ha associato agli atti di violenza. Noi tutte le volte che succede qualcosa che riguarda la violenza ci mettiamo dalla parte giusta, ossia contro la violenza. Che tutti i ragionamenti che stiamo facendo da un po' di tempo... Ma la violenza non ha un colore politico, la violenza è violenza. No, questo mi pare una cosa molto, molto importante. No? Quindi lei non vede nemmeno il ritorno di un estremismo di estrema... Io vedo un paese impaurito e un paese che commette degli atti di violenza in alcune circostanze. Queste circostanze hanno anche delle responsabilità... hanno delle responsabilità politiche, non hanno colore politico. No, Io penso che dopo i fatti di Macerata il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle hanno reagito dicendo che non bisognava parlare e che bisognava osservare il silenzio. L'ho trovato una scelta assolutamente sbagliata, sia dal Partito Democratico che dal Movimento 5 Stelle. Perché il partito che governa l'Italia e l'altro che, almeno nei sondaggi, il primo partito italiano, di fronte a fatti del genere devono parlare come, dire come la pensano e dicono cosa pensano che sia successo. Quindi questa lo vorrei ricordare. Cioè, tu li avresti voluti vedere a Macerata e sabato? Li avrei voluti vedere a Macerata, avrei voluto sentire cosa pensano di quello che è accaduto lì e prendere una posizione molto chiara e molto netta. Perché la politica fa questo e fa questo. Ma questo è un altro tipo di discorso ancora, non so... Per quanto riguarda il discorso... Poi ci torno, perché no? Perché ha detto... No, ho detto per farlo strumentalizzare da tutta la stampa e dai giornalisti. Era una domanda, che è un po' forte. Dipende quello che si dice. Ma non è una questione di strumentalizzare. Una posizione politica non è strumentalizzare. Un partito politico esprime la propria idea. Perché c'è una violenza ideologica molto forte, e questo è un dato di fatto. Non è che queste persone a Palermo... Questo che ha fatto Luca la Castelli, per farle strumentalizzare dagli altri, sia molto simile a quello che hanno fatto nel PD.
Cioè, non prendiamo una posizione netta perché altrimenti poi viene, come dire... Ma dire che la violenza va condannata penso che sia una posizione netta. Dire, spiegare perché politicamente succedono queste cose. Cioè, vogliamo spiegare al paese o al cittadino che non se lo sarebbe mai immaginato, ma oggi dice prima dovete trovare il lavoro a me e poi agli stranieri. Però, cioè, c'è gente che non l'avrebbe Castelli, mai capisce pensato. Che c'è una differenza profonda tra dire che Luca Traini è un ragazzo disturbato che ha fatto un atto criminale e dire che Luca Traini è un fascista che ha fatto un'azione terroristica. Certamente, siamo lei siamo sta d'accordo. Sulla seconda frase o sulla prima? No, io sto su... Io queste affermazioni non le ho seguite. No, me le sta dicendo lei. Sono le mie. O è l'uno o è l'altro. Me le ripeta? Allora, o è un ragazzo con dei disturbi che ha fatto un'azione criminale, o è un ragazzo d'estrema destra, definibile neofascista, che ha fatto un'azione terroristica. Credo più alla seconda. Io la definirei così. Qualcuno contro qualcun altro. Posso dirle, Laura Castelli, che questo passaggio voi l'avete fatto in questi 5 anni? Perché l'inizio era molto contro la casta, contro quelli che hanno governato. Oggi c'è la critica ovviamente agli avversari e c'è quel programma che accennavamo in precedenza. Beh sì, se non avessimo esagerato a lanciare certi messaggi non saremmo mai arrivati a discutere di come oggi la struttura della legge sui partiti non funziona, di come non funzionava il finanziamento privato verso la politica perché porta in qualche modo corruzione nel peggiore dei casi e sistemi lobbistici nel migliore dei casi. Io condivido pienamente le due osservazioni che sono assolutamente molto più ampie di quello di cui stiamo discutendo. Io incontro persone che non avrebbero mai detto oggi per me il problema più grande è che io non mi sento abbastanza abbracciato dalle regole e che pensano prima a qualcun altro piuttosto che a me che sono nato qui. Anche persone, io vengo da una regione che è sempre stata rossa, se mi permettete, e vedere delle persone della mia età che fanno questi ragionamenti addirittura arrivano a dirti sai io magari voterei Casa Pound e quello che faccio io è parlarci e fargli capire che quello che ho vissuto 5 anni, quello che si può fare o lo prendi sotto un altro punto di vista, ossia rompi questo rapporto del suo nemico che esiste, c'è ed è stato anche creato da delle scelte politiche, oppure non se ne esce. E allora io gli spiego la posizione del Movimento 5 Stelle sull'immigrazione, gli faccio vedere che cosa è successo, gli racconto che cos'è Mafia Capitale, le inchieste che hanno coinvolto, i problemi di cui oggi si sente di dover combattere, che sono reali, perché lui se lo sente davvero, non è che mente. Sua organizzazione. Senta Castelli, detto che l'Italia non ha la bacchetta magica, che nessuno chiede al Movimento 5 Stelle di avere la bacchetta magica per la Libia, per l'Africa subsahariana, per la Siria, a nessuno lo chiediamo, però serve una visione. La visione è quella di un piano Marshall per l'Africa andando oltre la Siria, perché poi da lì viene gran parte delle persone che cercano di raggiungere l'Europa attraverso il Mediterraneo. È una aiutiamoli a casa loro, ma non nel senso esclusivo, diciamo, alla Lega di una volta. Guardi, magari attuale. Non mi occupo di politica estera, giusto che almeno penso che però quando lei parla di quello che è successo, ossia parliamo della Siria solo quando ci arriva una vagonata di persone che quasi non si riescono neanche a trattare come tali, perché io questo l'ho visto e l'ho sentito, e c'è un problema, nel senso che noi affrontiamo i problemi solo quando ci toccano direttamente. Questo è un paese fatto così. Io non so che cosa succederà, so che il Parlamento ha dei componenti del Parlamento italiano che siedono dentro le commissioni politiche anche legate all'ONU e so che quello che si può fare in termini di incidenza è tantissimo. Delle volte queste commissioni vengono prese sotto gamba. Poi è chiaro che le stabilità dei governi dipendono anche da scelte come queste, quindi sono sicura che nessuno ha la bacchetta magica, ma se ne dovrà occupare con senso di responsabilità. Torno alla squadra, perché poi bisogna anche immaginare un identikit di un ministro degli esteri, che non è figura secondaria, ci ricordava Luca. È un ministro degli esteri che riesce a parlare tanto con Vladimir Putin quanto con Donald Trump, perché sa che un pezzo della campagna elettorale è oddio, quelli sono gli amici di Putin, vi dicono. Non me ne sto occupando io del ministro degli esteri, quindi non glielo so dire. Sono sicura che sarà una figura assolutamente equilibrata. Tecnica politica non lo sa, se è un tecnico o un politico, se somiglia più a Maglio Di Stefano o a un ex ambasciatore, non so, perché i tecnici... Credo sia un tecnico. Questo già una notizia. Io penso che sarà un tecnico, dai segnali che arrivano. Sì, negli ultimi mesi Luigi Di Maio tra i vari
come dire, correzioni di rotta che ha dato, ha cercato anche di riequilibrare, insomma, questa vera o presunta, diciamo, propensione filoputiniana del movimento. Ha compiuto alcuni viaggi proprio anche per cercare di dare dei segnali precisi, è stato in America, è stato anche a Londra, ha cercato di fino a fare delle dichiarazioni filoatlantiche, come per addirittura l'alleanza della NATO, e naturalmente ha, come dire, corretto la rotta anche sulla linea, ha detto, è arrivato a dire qualche settimana fa, siamo contenti, molto contenti di stare in Europa, cioè ha voluto far vedere che il mondo, siamo un movimento pro Europa. Esattamente, ha cercato, insomma, di dare un segnale, diciamo, come dire, molto più moderato, molto più europeista, insomma, come dire, cercando di allontanarsi un po' dal grillo che qualche anno fa in un video disse sogno l'Italia fuori della NATO, adesso ha cercato, il nuovo Di Maio del movimento più moderato ha cercato di dare un segnale diverso. Ma è un percorso fatto di evoluzione o di rotture, Luca, secondo te? Ma secondo me c'è anche un'evoluzione politica. Il Movimento 5 Stelle è entrato in Parlamento nel 2013, obiettivamente digiuno, ma di tutto, ma come era naturale che fosse, questa non era una colpa, era naturale che, come dichiamano loro, delle persone che non erano mai state dentro il palazzo dovessero era anche la missione, capire. Esatto. Quello era, sinceramente, un percorso che può essere anche di maturità politica e quello lo, come dire, va riconosciuto, un percorso. È chiaro che è un percorso di maturità politica che ha attraversato anche delle frasi molto sinusoidali, parliamo anche al rapporto con l'euro, si è passati dalla raccolta del referendum, adesso il movimento con una posizione che io ritengo saggia parla di referendum come estrema ratio, quindi ha avuto una percezione molto più moderata rispetto a questo tema. L'estrema ratio che poi, come noto, come dire, va fatta combaciare con la nostra carta costituzionale. Sì, diciamo, referendum, poi adesso giustamente referendum... Una consultazione, anche anche su questo, il Presidente del Consiglio li nomina il Presidente della Repubblica, sì, quindi certo. Già di per sé presentare una lista... Se voi vi presentate al Presidente della Repubblica dicendo domattina facciamo il referendum sull'euro, complicato. Non l'abbiamo mai detto domani mattina, quindi... Cioè, posso dire una cosa, se voi guardate la nostra politica economica anche riguardo al rapporto con l'Europa e prendete gli atti parlamentari, documento di economia e finanze, tutte le risoluzioni che si occupano di questo tema, troverete, vostro malgrado, che le posizioni del Movimento 5 Stelle sono rimaste sempre le stesse e non sono di rottura e odio nei confronti dell'Europa, e troverete che quelle degli altri partiti hanno cominciato a convergere verso le nostre, come il rapporto col fiscal compact, come dover ripensare... Questo è vero per alcuni partiti, però. Però il Partito Democratico l'ha detto chiaramente, il fiscal compact così non funziona, cioè io faccio dibattiti continui e gli atti in Parlamento sono cambiati, la Commissione Bilancio ha approvato una risoluzione sul fiscal compact che è diametralmente opposta di quello che dicevano 5 anni fa. Nel suo ragionamento c'è chi l'ha sempre contestato il fiscal compact e non l'ha nemmeno votato, la sinistra, la Lega... Certo, parlo di una forza politica che 5 anni fa aveva posizioni assolutamente diverse e che ora sono più convergenti alle nostre, gli atti parlamentari sono pubblici. Sì, no, questo è un punto, perché poi dopo comunque l'ha citato prima il professore, tutti si passa per il Quirinale. Allora io l'ho chiesto l'altro giorno, Castelli è un esponente di Forza Italia, che Sergio Mattarella non l'ha votato, anzi il patto del Nazareno è morto tecnicamente, diciamo, se è morto lei mi dirà no, è vivo e vegeto e lotta insieme a noi, lo so, però sull'elezione del Presidente della Repubblica, perché non era l'idea di Silvio Berlusconi, Sergio Mattarella. Io ho chiesto se c'era fiducia nel Capo dello Stato. C'è fiducia nel Capo dello Stato nel Movimento 5 Stelle? Lei si ricorderà che non l'abbiamo votato, ma il Presidente della Repubblica, e non può non esserci fiducia in un momento così importante. Penso che la sua responsabilità sarà anche quella di interpretare quello che deve essere il passaggio il giorno dopo. Non sarà semplice, ma noi siamo convinti che lo possa fare. Mattarella non è napoletano, questo si può dire. Ma non è che poi la mattina che il Presidente dà l'incarico a qualcuno che non è Luigi Di Maio gli dà dal golpe? Non credo. Io, diciamo, vedo anche su questo c'è stato un cambiamento. Non credo, non è no, però... Non credo. L'altra prova invece, secondo me, di passaggio alla governabilità, che dice il professore, è nel caso di stallo, Laura Castelli, perché c'è la possibilità che vi dà mandato esplorativo, è una delle ipotesi, non si trovano i numeri per far nascere questo o altri governi, e sa che torna il governo del Presidente, il governissimo, facciamo 3-4 cose, tipo la legge elettorale, poi dura 5 anni, questo lo sappiamo, ai noi, però per fare veramente 3-4 cose, perché a quel punto se il movimento entra in quel tipo di dinamica può lui decidere quando finisce la legislatura. Ci può stare per, come dire, un atto, un governo istituzionale per fare veramente le regole comuni per tutti?
Mi faccia dire che io penso che il processo di crescita che c'è stato nel Movimento 5 Stelle non ha lasciato indietro nessun pezzo, nel senso che non è che abbiamo cambiato modalità di fare le cose, siamo sempre quelle che chiedono ai propri iscritti alla rete che cosa ne pensano dei temi, non abbiamo lasciato indietro niente, pur migliorando la nostra attività politica. Io credo che questo sia possibile, quello che dice lei, no? Pensare a 5-6 cose che davvero servono, primo per il tipo di programma che abbiamo, che ripeto, è un programma che secondo me si occupa di risolvere dei problemi in maniera reale e non lo fa, io dico con l'ideologia, perché secondo me c'è una grande differenza tra idea e ideologia e noi ne siamo la dimostrazione, e può essere veramente il punto di congiunzione di tante forze politiche. Quello che io ho respirato negli ultimi mesi di quel Parlamento è che ci sono delle persone di vari partiti politici che sono stanche, sono stufe, sono anche un po' nauseate da questa modalità di pensare sempre che la politica sia il gioco delle parti e che invece non sia risolvere immediatamente i problemi. Forse anche perché noi siamo entrati in Parlamento così, dicendo no, risolviamo senta, però, le cose, siamo in chiusura, se sono buone le votiamo, noi siamo entrati così in Parlamento. Sì, ce lo ricordiamo. E infatti proprio su come siete entrati in Parlamento l'ultima cosa le voglio chiedere, perché 5 anni fa più o meno si chiudeva la campagna elettorale della quale avevamo capito tutti poco, visti poi i voti. Sappiamo come è iniziata l'altra legislatura, cioè col PD di Pierluigi Bersani, che aveva la maggioranza in una Camera, non nell'altra, lo streaming, l'appello, facciamo 3-4 cose di buonsenso, diceva Pierluigi Bersani, insieme, e facciamo un governo del cambiamento. Lo spartito, ahi noi, non è molto diverso quello che ci aspetta. Così, tra di noi, si è pentita? Cioè quella è stata proprio la scelta giusta di non far partire quel governo di Luigi Bersani? Era assolutamente la scelta giusta, lo era per noi come Movimento 5 sì, Stelle. Che per voi, lo vediamo, probabilmente sarete il primo partito. E soprattutto questo dimostra che all'interno di quel partito lì c'erano dei grossi problemi che sono venuti fuori e che sono quelli che abbiamo visto per 5 anni e che vedremo per i prossimi sicuramente 2 anni. 5 anni fa, oggi, c'era l'insediamento del Parlamento e io non avevo mai immaginato, come dice lei, di aver potuto vedere delle cose che sono accadute che per me erano veramente impossibili. Sì, magari non sarebbero accadute, è quello. La logica è il tutto o niente, invece credo che tutte le forze politiche dovranno entrare nella logica del poco piuttosto poco che tanto. Ciascuno, molto andrecottiano, no? Meglio tra niente piuttosto, meglio piuttosto. Esatto. Grazie ai nostri ospiti, ci fermiamo.